Salve ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale. Oggi andiamo a vedere alcune clip che ho selezionato. Questi non sono video qualsiasi, ma sono video fatti da professionisti, veri professionisti che registrano con il drone. Ho trovato un sito internet dove posso scaricare liberamente alcuni video, pezzetti di video fatti da professionisti. E in questo video, appunto, è il mio video che state vedendo adesso, ve ne farò vedere tre, forse quattro, però voglio andare insieme a voi a analizzarle per tentare di migliorare il nostro bagaglio culturale e fare in modo che quando andiamo a registrare abbiamo tutti gli strumenti utili che ci consentiranno poi di alzare un po' il livello qualitativo dei nostri video. Sì, infatti io ritengo che quando vediamo una cosa che ci piace veramente tanto, dobbiamo andare sempre a farci una domanda. La domanda è questa: come mai questa cosa mi piace così tanto? Tentare di rispondere a questa domanda è fondamentale. Perché? Perché ci dà poi gli strumenti per poterla replicare. Questa è una regola fondamentale che vale per qualsiasi tipo di cosa. Infatti andare a fare un'analisi di quello che vediamo è fondamentale. Naturalmente non è alla portata di tutti e io ragazzi non sono un professionista, però proviamo insieme a analizzare questi video fatti da esperti e proviamo a vedere di capire come mai questi video sono così belli. In questo modo, se riusciremo a capire il motivo per cui un video è bello o comunque un video è così interessante e accattivante, in questo modo, ragazzi, avremo delle armi in più per poter anche noi realizzare dei video più belli, più interessanti. Non voglio perdermi in altri discorsi, che poi alla fine è tutto molto semplice, ma vediamo queste clip insieme e commentiamole. Però ragazzi, se ancora non siete iscritti, vi chiedo un supporto al canale. Iscrivetevi attivando la campanellina qua sotto, non perderete i prossimi video. E per supportarmi, un like e un commento qua sotto. Andiamo a vedere queste clip, però prima voglio mettere una musica di sottofondo. Vediamo se ne trovo una giusta. Non sono video in alta risoluzione, ma ragazzi, è veramente uno spettacolo. Veramente, veramente bello. Lo guardiamo e ora lo riguardiamo un'altra volta e proviamo a tentare di capire come mai questo video è così bello. Questo video ha un soggetto principale importante, un'opera architettonica bella, geometrica, pulita, veramente interessante. Però ritengo che a me questo video piace particolarmente perché mi dà un po' un effetto vertigini. Il fatto di avere un soggetto così vicino e uno sfondo così lontano fa sì che mi crei questa emozione di paura del vuoto in qualche modo e mi dà una bella sensazione. Anche le nuvole rafforzano un po' questo effetto, vedete? Naturalmente l'immagine è veramente ben bilanciata, i colori sono belli e il drone segue una linea diritta, pulita, lenta. Veramente interessante, un video cinematografico direi. Bene, andiamo a vedere il prossimo che ho selezionato, sempre dello stesso autore. Guardate bello questo. Adesso il drone sta passando all'interno di una via tra due edifici alti. È in controluce. Adesso si vede il tetto di questi palazzi. E poi qua prosegue in un'altra direzione. Beh, rivediamolo. Tentiamo di capire un po' bene come mai questo video è così interessante. Lo fermo un attimo.
Lo fermo un attimo in questa immagine molto bella, e qui non abbiamo un unico soggetto, ma abbiamo un contesto veramente interessante, veramente bello. È enfatizzato da un controluce, queste prospetti, queste facciate di questi edifici un po' austeri e questa via sgombera, sgombera da persone. Lo faccio ripartire, lo mando avanti, guardate, bello. Naturalmente anche qui un buon bilanciamento del colore. Il video è veramente interessante, lo poteva far finire qui secondo me. La cosa che mi piace veramente tanto è anche la ripresa costante e lineare. Segue veramente una linea retta il drone. Va avanti, inclinato, e vedete non ci sono spostamenti della gimbal, ma è tutto veramente pulito, lineare. Poi si vede in fondo questo edificio con questa bandiera e anche questo altro edificio molto particolare. Però la cosa più interessante secondo me è la parte iniziale, ecco, questa qua è veramente bella, enfatizzata diciamo da questi prospetti così simmetrici e austeri di questo edificio. E la cosa veramente bella è la via che si vede sotto, quasi deserta, veramente bello. Andiamone a vedere un altro che ho selezionato, guardate questo e poi lo commentiamo dopo. Bene, rifacciamolo partire e commentiamolo. Vedete la pulizia anche di questa immagine. Qui il drone è praticamente fermo, inquadra dall'alto verso il basso, sta scendendo ma veramente in maniera lenta, e la cosa affascinante è questo contrasto cromatico tra lo sfondo, questa vegetazione verde che è una sorta quasi di campitura, contrasta con questa strada, questo asfalto, con questa riga bianca e arancione. Sembra veramente disegnata, cioè le forme in questo caso sono accentuate dal contesto, dal contorno. È veramente, veramente bella. I colori sono molto belli, questo verde in varie sfumature contrasta nettamente con l'asfalto che è un serpente disegnato al centro dell'immagine. Guardate, bella. Bella, veramente bella. Andiamo a vedere l'ultima che ho selezionato. Questa è stata realizzata da Tom F, vediamola. Questa è un po' diversa, un po' differente, vediamola, poi la commentiamo insieme. Qui si vedono un po' di artefatti sullo sfondo perché le immagini sono a bassa risoluzione, e qua in fondo il drone sale. Eccola, facciamola ripartire e commentiamola. Bene, a me dà veramente un senso di pace vedere questa distesa di campo coltivato probabilmente a mais, che sembra quasi infinito, e poi tutto uguale. Veramente la natura a volte riesce a sorprendere da quanto è geometrica. È veramente tutto uniforme tranne il cielo, e questo movimento ci dà un senso di pace, un senso di infinito. Poi alla fine il drone sale in altezza. In questo caso il gioco forza lo fa il contesto, questo campo enorme, così pulito, cioè nel senso così tutto uguale. La geometria della natura in questo caso ne fa da padrona, e niente, anche qui vediamo che il drone segue una rotta senza fermarsi,
e non ci sono variazioni di rotta e segue una linea ben definita. Quindi in questo caso il pilota ha saputo valorizzare il contesto in cui si trovava, ha voluto dare questo senso di infinito, cioè il movimento però che non fa in qualche modo cambiare lo scenario, da questo effetto che vediamo. Bene, io ragazzi non lo so, a me queste clip sono sembrate interessanti, però vi chiedo ragazzi, ditemi cosa ne pensate, fatemi sapere cosa avete notato di particolare in queste clip che a me hanno suscitato interesse. Se vi va parliamone qua sotto nei commenti, io ripeto non sono un professionista, però ho voluto tentare di fare questa analisi insieme a voi. Bene ragazzi, con questo video era tutto, io vi ringrazio l'attenzione e ci vediamo in nuovi video qui nel canale. Alla prossima, ciao!